Siamo qui oggi ai Giardini Margherita, non a caso. E questo posto infatti tra qualche mese dovrà diventare un luogo, un punto di snodo, un hub per l'innovazione e le start-up sul territorio. La Fondazione Marino Golinelli ha partecipato insieme al Comune e Aster e Kilowatt ad un bando della Regione sui fondi strutturali per recuperare questa bellissima zona. I Giardini Margherita sono un grande patrimonio della nostra città, ma in questa palazzina dove siamo oggi, più quelle a fianco e tutte le serre che ci sono qui vicino, al momento sono inutilizzate. Quindi a fine settembre si inizieranno i lavori per il recupero di quest'area. Sarà chiaramente un recupero che vuole essere ad impatto zero, che vuole anche mettere a valore le nuove tecnologie per la sostenibilità ambientale, e quindi a settembre, quando verrete qui, non ci sarà più nulla se non gli involucri di quello che voi avete visto oggi. La Fondazione Golinelli quindi ha deciso di dedicare una parte delle sue risorse anche attraverso il Trust Eureka, che non è, diciamo così, un'istituzione solo della Fondazione Marino Golinelli, ma di cui la Fondazione Golinelli ha promosso la nascita. Ha deciso di puntare molto sulla, appunto, cultura imprenditoriale per le nuove generazioni, e lo fa con questo progetto delle serre dei Giardini Margherita, ma anche con quella che sarà la nuova sede della Fondazione Marino Golinelli. E anche in quella nuova sede ci sarà ampio spazio dedicato all'innovazione, alle start-up e soprattutto a questo progetto qui del Giardino delle Imprese. A noi non interessa al momento lavorare con i giovani imprenditori, ma ci interessa lavorare e sostenere quelli che saranno i futuri start-upper e i futuri imprenditori. Se uno non pone una domanda, loro devono dare una risposta nuova, non c'è impresa, c'è un qualcosa già saputo. Quindi vanno sfidati a porsi domande nuove e dare risposte nuove. Sono entusiasta, le prime 2 ore sono state un po' l'incontro generale, ma è stato molto istruttivo, e anche quest'ultima lezione di, diciamo, inizio sul poi economia, marketing, è stato molto interessante e ho scoperto molte cose nuove. Spero di poter capire meglio il mondo che mi circonda, nel senso di poter, ecco, comprendere il gergo specifico di questo ambiente, perché non ne so veramente niente. Infatti quando mi si è presentata l'occasione ne avevo approfittato, perché non c'era niente di meglio di poter scoprire in questo modo cose che non so, ecco, per essere meno ignorante, insomma, e per rendermi conto anche di quello che succede. A me sta piacendo molto, mi sembra una cosa utile, anche perché di questi tempi degli sbocchi nel mondo del lavoro sono sempre utili, mi sembra, cioè, tutte le occasioni che ho cerco di prenderle, sia in qualsiasi ambito, cioè, non si sa mai le scelte che farò tra qualche anno, quindi mi conviene prendere a volo tutte le opportunità che mi dà la scuola. Mi aspetto innanzitutto un arricchimento come essere umano, di persona, tanto per come aspetto collaborativo. Spero di riuscire a relazionarmi meglio con gli altri, infatti perché ho certe difficoltà, e in più spero di imparare qualcosa sul mondo del lavoro, che ai giovani, per i giovani è un mondo, diciamo, un po' oscuro, e le informazioni sono carenti al riguardo. Siamo soddisfatti e divertiti soprattutto. La prima parte della mattinata si è svolta con un'attività di gruppo per scaldarsi e conoscersi vicendevolmente, quindi abbiamo deciso di fare un'attività di tipo teatrale, che tra l'altro anche per costruire un team che sia orientato anche ad una condivisione di obiettivi e progetti per fare un'impresa è molto utile. Diciamo che il clima è molto positivo, è molto creativo, c'è uno scambio tra i partecipanti. Oggi è il primo giorno, stanno iniziando un po' a conoscersi e a vincere i timori e le resistenze.
tutti i momenti conviviali del pranzo e delle pause sono molto utili. Una certa attenzione che abbiamo avuto è anche nella scelta dei docenti, che oltre ad essere della faculty, oltre ad essere competenti, per noi era importante che riuscissero a comunicare con il linguaggio dei ragazzi e che potessero fargli percepire quelle che sono le innovazioni e le possibilità che hanno attorno a loro. Quindi uno degli obiettivi di questa scuola estiva è quella di creare una cultura che non sia solo imprenditoriale, ma che sia anche, come si dice, degli intraprendere. Quindi di farsi spazio, di cercare il proprio spazio e se non c'è di provare a costruire.